Sai, perché ora il vinile è tornato di moda. Più o meno. Approfondiamo. Questo articolo che riporto qua in descrizione opera un'analisi già un po' di tempo fa sul presunto ritorno di moda dei vinili, perché è una frase si sente dire piuttosto spesso: sai, i vinili sono tornati di moda. È vero, ma soltanto da un certo punto di vista, perché se da un lato non si può negare che c'è un aumento della percentuale di vendite dei vinili, o meglio, c'è un aumento rispetto al periodo precedente di anno in anno, quindi si comprano più vinili rispetto agli anni scorsi, è però interessante analizzare quanti effettivamente sono i vinili ad essere comprati e quanti sono quelli che comprano i vinili. Perché se è vero che il mercato è in aumento costante, diciamo, in realtà i numeri sono estremamente bassi. Di lì allora ha senso parlare della grande bufala del ritorno del vinile. Non riporto tutto quello che è scritto nell'articolo perché vi lascio la lettura, che è molto interessante. Cerco di andare direttamente al punto. Chi compra il vinile sono veramente pochissimi, una nicchia infinitesimale di persone. La stragrande maggioranza delle persone non compra più musica. Perché se da un lato il mercato del CD è crollato e difficilmente potrà riprendersi, il mercato del vinile, che è in risalita, raggiunge soltanto una superficie rispetto alla grande massa di persone. Sono pochi che comprano musica, magari la comprano anche molto spesso. Numero 2, il mercato dei nuovi vinili è estremamente limitato rispetto a tutti quelli che vengono venduti, anche perché sono poche le persone che spendono 20 euro per un vinile nuovo. Tantissimi negozi vanno avanti ancora ad oggi sull'usato, e sull'usato quindi sui vinili si trovano dai 3 euro in su. Numero 3, le etichette che continuano a stampare vinile fanno continuamente repress. Per due motivi fondamentalmente. Primo, l'esigenza di avere sempre un'uscita nuova, anche se era già stata pubblicata prima. Secondo, che è la conferma di quanto detto fino adesso, che si stampa pochissime copie per volta e una volta finite conviene ristampare. Se questo è un discorso valido per un'etichetta che quindi ha un'organizzazione strutturata di questo tipo, non si può invece adattare ai giovani produttori, perché conviene fare una stampa unica cercando di limitare i danni, ovvero di non fare ingenti quantitativi per risparmiare sulla copia singola quando poi non le venderai mai. Conviene fare un'unica stampa facendo una stima di quelli che potresti vendere o di quelli che ti potrebbero generare un utile. In sostanza, è vero che la moda c'è, che il trend è positivo. Non possiamo che essere contenti di questo, che le persone continuino ad ascoltare i vinili, soprattutto che si sia ritrovata quel rituale dell'ascolto. Il disco, magari un impiantino ad hoc, magari la stanza giusta. Una situazione dove si ascolta un disco e ci si immerge, accompagnato poi invece alle altre pratiche, lo streaming, l'MP3, la musica sul cellulare, eccetera, che assumono quindi due contorni separati. Però se siamo onesti, dobbiamo renderci conto che questo ritorno del vinile nei numeri è molto basso. Rimane una cosa per pochi appassionati, magari pochissime persone comprano tanta musica e la stragrande maggioranza delle persone che invece non compra niente, in nessun modo. E allora cerchiamo di essere onesti, di analizzare le cose per quello che sono, e quando parliamo di ritorno del vinile si tratta una cosa per pochi intimi. Continua pure a seguire i video di Essere DJ Oggi, commenta qua sotto, seguici su YouTube e su Facebook e alla prossima!